Eccoci qui, mezzanotte 50, benvenuti al telegiornale di La 7. Cominciamo con gli esteri perché è stata un'altra giornata durissima in Medio Oriente. In alcuni raid Israele ha bombardato 50 obiettivi nella striscia di Gaza, il bilancio è di 15 morti e 90 feriti, tra queste molte donne e bambini. Gli integralisti di Hamas hanno reagito lanciando alcuni razzi anche in serata, quando il sistema di sicurezza israeliano, chiamato Iron Dome, ha intercettato e neutralizzato 4 ordigni sopra Gerusalemme. Hamas ha scelto l'escalation e pagherà un prezzo altissimo, sono le parole del premier Netanyahu che ha annunciato. Per Israele è il momento di togliersi i guanti. L'aeronautica con la stella di Davide ha moltiplicato i raid aerei, almeno 90 su Gaza, dalla quale continuano a partire razzi verso le città ebraiche. Si parla di oltre 130 lanci. 2 sono stati bloccati dal sistema antimissilistico Iron Dome su Tel Aviv, dove sono suonate le sirene per ben 2 volte. Non ci sono feriti, solo spavento. Un paio di ore dopo è toccata anche a Gerusalemme, dove sono state udite almeno 4 esplosioni. Hamas ha rivendicato l'uso dei razzi ed ha fatto sapere che ora tutti gli israeliani sono legittimi obiettivi. Un comando palestinese è stato intercettato nei pressi di un kibbutz vicino alla cittadina di Ashkelon, mentre provava ad infiltrarsi via mare in preparazione di un attentato. Il bilancio è di 5 uomini rana uccisi. Proprio lo scontro ad oltranza sta portando Gerusalemme a valutare la necessità di un intervento di terra. Netanyahu, al termine di un consiglio di difesa, ha deciso di richiamare in servizio 40.000 riservisti per prepararsi a una scrupolosa, lunga e duratura campagna a Gaza, così ha detto. L'obiettivo è mettere Hamas definitivamente nelle condizioni di non nuocere. Da Gerusalemme è già partita anche l'offensiva diplomatica con un giro di telefonate ai leader stranieri per ottenere il sostegno all'operazione. Parallelamente il presidente palestinese Abu Mazen ha chiesto a Israele di fermare immediatamente l'escalation dell'offensiva e ha sollecitato la comunità internazionale a intervenire per evitare che la regione piombi in una situazione di ulteriore instabilità. Ed ora il confronto politico sulle riforme con il premier Matteo Renzi, che ha mandato un messaggio chiaro ai dissidenti di ogni colore dicendo che il governo è determinato a portare a casa il risultato. Piaccia o non piaccia, le riforme le faremo, perché vogliamo troppo bene a questo paese per lasciarlo in mano di chi dice sempre di no. Matteo Renzi va all'attacco nelle ore decisive per le riforme. L'aula resta convocata per domani, ma è certo uno slittamento a giovedì. Ora si pesa la consistenza reale del dissenso, che potrebbe arrivare a 30-40 defezioni al massimo. Ma i numeri li vedremo solo in aula, dice Augusto Mizzolini, il capofila dei dissidenti in Forza Italia, che assicura come il totale dei signor no sarà più alto, molto più alto. E a margine della battaglia del Senato, una rivoluzione che faremo entro la prossima settimana, dice con sicurezza Matteo Renzi, si inserisce il rinnovato dialogo tra Partito Democratico e 5 Stelle. La risposta scritta preannunciata al nostro TG da Luigi Di Maio avrebbe soddisfatto il PD. Così la prossima settimana il tavolo di discussione si riaprirà, lo conferma il vice segretario Lorenzo Guerini, e si riaprirà all'interno della cornice del patto stipulato con Berlusconi e nel perimetro dell'Italicum, precisa Guerini, perché su questo accordo il PD non intende retrocedere di un passo. Dice ancora Guerini, siamo disponibili a confrontarci, ma dentro l'impianto che abbiamo voluto dare alla legge elettorale, cioè una legge che determini chi vince e chi perde alle elezioni e garantisca la governabilità. Insomma, il Partito Democratico rimane fedele a Berlusconi e gli accordi del Nazareno rimangono tutti, anche se l'offerta di Grillo è di quelle che è difficile rifiutare. Apertura sul doppio turno, premio per chi vince e premio non più alla coalizione che vince, ma al partito che vince. Insomma, secondo il risultato delle europee, dovrebbero sfidarsi Renzi e Grillo, con l'Italicum invece in pista sarebbe Renzi e lo sfidante del centrodestra. Berlusconi non può fare altro che fidarsi di Renzi e i 5 Stelle, il PD, dicono voleva una pre-riforma per corrispondenza. Siamo stati pazienti e lo abbiamo fatto. Ora vediamo. Il governatore dell'Emilia-Romagna, Vasco Errani, ha annunciato le sue dimissioni dopo la sentenza di appello Terre Emerse, che lo vede condannato a 1 anno con la condizionale per falso ideologico. È una sentenza sconcertante, dicono i suoi avvocati, mentre la regione va verso le nuove elezioni. La Corte d'Appello lo condanna a 1 anno per falso ideologico, pena sospesa, e Vasco Errani si dimette da presidente dell'Emilia-Romagna dopo 15 anni, con un lungo periodo alla guida della conferenza Stato-Regioni.
si tornerà alle urne tra ottobre e novembre. La fine di un'era, dopo la sentenza che ribalta quella di primo grado del giudice per l'udienza preliminare di Bologna, che aveva assolto il governatore per la vicenda legata alla presunta truffa per il finanziamento a Terre Emerse, una cooperativa agricola, il cui presidente nel 2006 era stato il fratello dell'esponente del PD Giovanni. Errani era stato accusato di aver fatto pressioni su due dirigenti per scrivere una relazione inviata alla procura per dimostrare che da parte della regione non c'erano state irregolarità. Quanto io subisco personalmente non diventi fango per l'istituzione, scrive Vasco Errani, per questo intendo rassegnare subito le mie dimissioni e nel farlo rivendico il mio impegno e la mia onestà lungo tutti questi anni e la mia piena innocenza anche in questo fatto specifico. Annuncio che presenterò ricorso perché prevalga questa semplice verità. Le mie dimissioni, conclude, sono dunque puramente un gesto di responsabilità. E il PD chiede a Errani di ripensarci. Lo invitiamo a riconsiderare le sue dimissioni da presidente della regione Emilia-Romagna, scrive la segreteria del partito. Proprio le parole con cui ha motivato la sua decisione dimostrano il suo senso dello Stato e delle istituzioni. Beppe Grillo invece va all'attacco. Sul suo blog un post chiede a gran voce le elezioni. Errani deve lasciare ogni incarico, incluso quello di commissario per la ricostruzione post-terremoto, ruolo delicatissimo che non può essere ricoperto da un condannato. Siamo all'economia con una giornata molto difficile per le borse europee, la peggiore è stata proprio Milano che ha perso quasi 3 punti, mentre a Bruxelles il primo Ecofin a guida italiana ha ribadito la necessità di cercare la crescita attraverso le riforme. Si rivedranno a settembre i ministri dell'economia e delle finanze dell'Unione e forse per allora si sarà trovato il modo di superare le differenze, di smussare gli angoli tra posizioni ancora diverse. Se c'è accordo infatti sulla necessità di crescere di più attraverso le riforme, la cautela sui mezzi da utilizzare per aiutare gli investimenti è ancora tanta, soprattutto dai soliti cultori del rigore, Germania e Olanda su tutti. C'è l'elogio della flessibilità da utilizzare al meglio sia pur dentro il sistema esistente per ridare slancio alle economie dei paesi in difficoltà. Intanto però la proposta del Presidente del Consiglio, Renzi, di scorporare dai vincoli di bilancio le spese per l'innovazione tecnologica è stata respinta al mittente dal Commissario agli Affari Economici ad Interim, Siim Kallas, secondo il quale nessuna spesa può essere esclusa dal calcolo del deficit. Ma sarà la prossima Commissione a indicare la linea guida e Kallas non ci sarà più. I conti però bisognerà farli comunque con Schäuble, temutissimo Ministro delle Finanze tedesco, che ha ammonito come le riforme e la conseguente crescita non possono essere una scusa per evitare il consolidamento di bilancio. Intanto però l'Europa deve fare i conti proprio con il rallentamento dell'economia tedesca che fa male anche oltre i confini teutonici. Così i consumi in Germania cadono del 3,4% e a risentirne sono i mercati di tutto il vecchio continente. La peggiore borsa è stata Milano che ha perso ben oltre il 2,5%, poi Madrid, Parigi, Francoforte e Londra. Piazza Affari è stata trascinata al ribasso dai titoli bancari e dalle prese di beneficio di chi ha deciso di vendere dopo aver guadagnato tanto, anche senza una ragione evidente. E sta lentamente tornando alla normalità la situazione nel milanese dopo l'alluvione di ieri che ha colpito la parte nord della città e che ha causato l'esondazione del fiume Seveso, provocando l'allagamento di molte strade e la sospensione dell'energia elettrica. Deviato il percorso per autobus e tram, traffico paralizzato e tante polemiche perché l'allerta meteo era stato annunciato con largo anticipo, ma forse c'è stata sottovalutazione del pericolo. Il sindaco Pisapia promette che l'amministrazione farà tutto il possibile per risarcire i danni. Nubifragi e temporali hanno colpito anche il Piemonte, la Liguria e il Veneto. Per la cronaca è durato oltre 2 ore il faccia a faccia tra il pubblico ministero e Giuseppe Massimo Bossetti, il presunto assassino di Yara Gambirasio. Ha ribadito di non conoscere assolutamente Yara, mentre i suoi avvocati faranno la richiesta per ripetere l'esame del DNA. Oltre 2 ore davanti al magistrato per spiegare che lui, Massimo Giuseppe Bossetti, non ha ucciso Yara Gambirasio. Si è svolto oggi nel carcere di Bergamo il primo vero interrogatorio del muratore di Chignolo d'Isola, in cella da 3 settimane accusato di essere l'omicida della giovane ginnasta. Bossetti ha negato ogni addebito, ha detto di non aver mai conosciuto Yara, ha provato a spiegare perché il suo DNA fosse sulla scena del crimine. Ha richiesto di poter ripetere l'esame del DNA, hanno confermato i suoi legali al termine dell'interrogatorio, svelando poi di attendere
la chiusura delle indagini per poter leggere tutte le carte in mano alla procura. Ha cercato di fornire spunti al pubblico ministero per le indagini e basta. Questo è quanto possiamo dirvi. Non ha fatto altri nomi, non ci sono altre cose che possono essere in questo momento rivelate. Nessuna confessione, nessun nuovo nome, quindi a dispetto delle indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, Bossetti avrebbe spiegato perché il suo cellulare era stato agganciato dalle celle nei pressi di casa Gambirasio, dove si trova anche un centro estetico di cui il muratore era assiduo frequentatore. Nelle prossime settimane sono però attesi i risultati dei test effettuati da RIS sull'automobile e il furgone di Bossetti, quello che sarebbe stato avvistato dalle telecamere di sicurezza di una banca vicino a casa Gambirasio poche ore prima della scomparsa di ieri. Mentre a fine luglio il consulente della procura depositerà la sua relazione sui peli e i capelli trovati sul corpo della ragazza. E per lo sport c'è stata la disfatta storica per il Brasile, che in semifinale è stato travolto dalla Germania per 7-1, pensate. 5 gol nella prima mezz'ora firmati da Müller, Klose, due volte Kroos e Khedira, poi la doppietta di Schürrle nella ripresa e il gol di Oscar, una sconfitta. Pensate che il Brasile non perdeva in casa in una gara ufficiale da 39 anni. E nell'altra semifinale invece si troveranno di fronte Olanda-Argentina due formazioni unite dal medesimo intento, quello di vendicare le rispettive sconfitte subite dalla Germania. Proprio l'ultimo atto di un mondiale per l'Argentina, la beffa si materializzò Italia 90 con il rigore realizzato da Breme a 8 minuti dal fischio finale. Gli olandesi invece persero il mondiale in casa dei tedeschi. Fu la grande sconfitta di uomini come Cruyff e tutti i suoi compagni dell'epoca. Ma questa sarà anche la sfida tra il fuoriclasse assoluto Lionel Messi e il triste Dassi degli Orange, composto da Snyder, Robben e Van Persie. CT argentino Sabella spera nel miracoloso recupero di Angel De Maria, ma i precedenti parlano in favore dell'Olanda, che nelle 8 sfide disputate ha ottenuto 4 successi e 3 pareggi contro una sola vittoria dei sudamericani. E parliamo del nostro ex CT, della nazionale, Cesare Prandelli, che ha vissuto il primo giorno da allenatore del Galatasaray, ma l'area di Istanbul deve avere risvegliato in lui dei disagi mondiali. Fatto sta che l'ex CT azzurro non ha risparmiato critiche per alcuni dei suoi giocatori in nazionale. Ieri l'arrivo all'aeroporto di Istanbul, primo capitolo di un nuovo romanzo ancora da scrivere. Ma assieme al bagaglio personale, Cesare Prandelli si è portato dall'Italia anche un fardello di polemiche roventi. Oggi, davanti a una nutrita platea di giornalisti turchi e non solo, l'attesa firma che lo legherà al Galatasaray per le prossime 2 stagioni. E subito il neotecnico ha tenuto a chiarire i motivi di tale scelta, che molti hanno interpretato come una fuga, paragonandola addirittura a quella del comandante Schettino. Mi ha convinto il fatto che vuole raggiungere un risultato sportivo e forse in questo momento io ho bisogno di questo. Ho bisogno di confrontarmi, ho bisogno di guardare oltre quello che ho fatto, mi voglio mettere in gioco, ma io sono convinto di aver fatto la scelta giusta perché l'obiettivo è vincere. Poi la diplomazia ha lasciato spazio a un vero e proprio jacuzzi. Prandelli si è detto deluso dal comportamento di Pepito Rossi, avendolo avvisato con largo anticipo che non faceva inizialmente parte dei convocati per il Mondiale. È stata poi la volta di Mario Balotelli, definito un giocatore dai grandi mezzi, ma non ancora un campione, preda di un mondo virtuale in cui si muove. Ma le presunte minacce ricevute per cui Prandelli giustifica il suo approdo al Galatasaray sono in pochi a credere, su tutti il presidente della Juventus Agnelli, che ha invece spiegato la scelta turca avendo quel paese un regime fiscale molto vantaggioso, per poi accusare sia l'ex CT azzurro che il dimissionario presidente federale Abete di essersi smarcati nel momento del bisogno. Il tempo che ci ha dato Abete con le dimissioni da presidente federale è un tempo molto limitato, e quindi questo rende tutta l'analisi molto più complicata. Tra l'altro dimissioni parziali, se non sbaglio, perché invece le cariche in UEFA il CONI le ha tenute. Agnelli infine boccia la candidatura di Tavecchio alla presidenza della Federcalcio, ritenuta di basso profilo, per poi proporre un ventaglio di papabili dal più alto spessore. Albertini corrisponde a quelli di Entekit, senz'altro, così come può essere Cannavaro, così come può essere Vialli, così come può essere Costa Curta, perché sono giocatori del recente passato che hanno esperienze dirigenziali e manageriali.
Bene, era l'ultimo servizio. Ricordo che l'informazione sulla 7 torna domattina alle 6 con le Morning News e quindi la prima edizione del nostro telegiornale alle 7.30. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.